Questa radio di uno che vuole mantenere la privacy. E questo a me mi preoccupa. Allora, Aaron 87 non portanti, ma non solo portanti. Non va nelle bande. E se mette la luce spenta, solo le semitere, no portanti. Non c'è, no, non va in nessun modo, altro che nelle bande non va. Non va in nessun modo, sto schiacciando qua, è accesa la radio, non c'è fruscio, non c'è niente. Questo qua poi il fermo sta di lato. Non prevedo cose buone. Secondo me è stato già visto la radio, è stato già smanettato, non lo so, ma lo apro e controlliamo. Infatti qua ci sono delle piste carbonizzate sostituite con dei fili e qua ci manca pure un transistor. Non so cosa dire, meglio che me ne sto. Perché non si dicono le cose, evidentemente chi mi ha fatto recapitare la radio gliel'hanno portata a lui e nemmeno lui sapeva in che condizione si trova la radio. Gli hanno detto quello che sta scritto sul foglio, no portante, non va nelle bande, stop. Arriva qui e non c'è scritto tutto, ci manca un transistor. Non so se si vedono i buchi, eccolo là. Però non c'entra niente perché questo qua almeno il fruscio si doveva sentire. Non c'è dialogo tra PLL e VCO, ma non so se è saltato tutto qua. Si devono dire le cose. È proprio cannibalizzata di brutto questa radio. Questo cavetto qua, io non so perché hanno messo questo cavo. Allora, se io metto il lievitore su SVR, su SR, l'esimetro mi sbatta a fondo scala. Eccoli. Ora, controllando, questo cavetto è stato messo su questo trimmer. Questo trimmer serve per regolare il segnale della portante sull'S-meter. Perché hanno messo quel cavetto? Che va a finire qua. Molto da impazzire, stanno un sacco di saldature rifatte. PR32 non esiste. Qui questo condensatore qua, dove hanno lasciato con il piedino libero qua. C'è il buco, si muove, non c'è la saldatura. Qui ci dovrebbe essere tensione, c'è un condensatore sotto. Quindi se oltre a questo transistor qua ne hanno tolto qualcun altro, qualche altro componente, è come cercare l'ago nel pagliaio. Dove vado a cercare i componenti che mancano o che sono stati sostituiti. Non si devono dire le cose prima di mandare una radio, si devono dire, perché se io lo sapevo, ma io lo facevo spedire per niente. Vedete cosa succede quando le insidie, se così le posso chiamare, sono nascoste. Io ho visto che c'erano delle saldature qui su questo operazionale qua. Questo serve sia per la modulazione come preamplificatore, sia per commutare in TX e NRX. Allora, l'ho provato, qui mi trovo sempre 5 volte su questo piedino qua. Anche se io faccio la commutazione col PTT, sempre 5 volte. Dico, adesso lo smonto e lo cambio, vado per esclusione. E togliendo con il succhiastagno, lo stagno, mi sono accorto che il piedino numero 4 non esiste qua, è vuoto. Cioè la massa non esiste. Tra le altre cose, questa è una delle tante cose che non vanno, lasciate così al caso. Mandiamolo a Francesco, poi se la vede lui. Eccolo qua, avevo una gamba storta, quello della massa.
Somiglio a mio zio, quello che è morto, che era zoppo. Glielo cambio comunque, perché se io lo monto, quello non è buono adesso, che faccio? Quindi ne metto uno nuovo, CRC 4558. Fatto. Vediamo se si vede, legge. Adesso comodo. È spento la radio. E va pure importante, un altro non metto gli occhiali, mannaggia, mannaggia, loro, mannaggia, eccolo qua. Si sente pure la ricezione un po'. Quindi arrivato a questo punto incomincio a fare l'allineamento, regolo il bias e poi il resto si vedrà, sempre se riesco a sistemarlo, nel senso che non sorgono altri problemi. Naturalmente devo, adesso io la portante ce l'ho, però senza quel transistor lì che abbiamo visto qui, che ci manca. Controllo lo schema adesso perché non mi ricordo che transistor è e lo sostituisco. E poi vediamo, però non questa sera perché si è fatto tardi. Quindi adesso lo metto da parte, sono stanco pure mentalmente e se ne parlo domani mattina. Allora, il transistor che manca è il TR52. Eccolo qua. Che sarebbe questo qua. Il 2SD471P, che io non ho. Ora controllo su internet se posso sostituirlo con un BD140, un PNP. E poi, visto che mi trovo, tanto non è che costa un occhio della testa, sostituisco pure questo qua. Questo qua, perché non so se è buono o è bruciato questo qua. Mi trovo a montare quello, se riesco a, cioè riesco a trovarlo. Il BD140 ce l'ho, devo solo vedere se corrisponde come equivalente. E qui metto un BD 244 al posto di questo qua. Devo cambiare VR13, non mi trovo la tensione all'uscita. In qualsiasi modo lo regolo mi trovo 3 volte. Anche questo è in corto. Sì. 193. Ora sostituisco questo non l'ho provato, ma credo pure che è in corto perché c'è la plastica sciolta di fuori, quindi evidentemente riscaldano. Eccolo qua, questo qua è in corto, sarebbe C193. Eccoli qua, quando hanno la guaina esterna tirata vuol dire che sono in corto o hanno riscaldato parecchio i condensatori, quindi quello è termorestringente, si ritira e resta l'alluminio di fuori. Il transistor l'ho messo di qua per provare, perché non mi andava bene e sto facendo la prova con questo qua da questa parte. Mi chiedevo perché dico non funziona con il transistor, perché queste qua sono in corto, però visto che mi trovo sostituisco pure quello che aveva il terminale di fuori qua che era isolato. Allora sembra che qualche risultato lo abbiamo ottenuto, resta inteso che ancora devo fare l'allineamento, devo regolare il bias. E poi volevo chiarire una cosa, io prima ho fatto confusione. Nel senso che questo transistor qua non è un BD140 PNP. Siccome che ho cambiato pure questo, il 244, c'è stato un lapsus nel mio cervello e quindi questo non è un BD140 ma un BD139 NPN. Allora, resta inteso comunque che poi dobbiamo fare le dovute regolazioni. Questa è la M. Hola!
poi lo regoliamo meglio, magari portiamo a 12. E qui ci sono le bande laterali pure. Ola! Ola! Però non sento audio. Non sento l'audio, devo controllare per vedere se è successo pure qualcosa sulla bassa frequenza. Mo' me ne sto accorgendo, mi sono fatto prendere la mano io dalle altre cose e mi sono dimenticato dell'audio. Non riesco proprio a venirne a capo. Seguendo lo schema, mo' qui questo è un integrato operazionale attraverso il quale passa il segnale di ricezione. Piedino 1, 2 e 3 sono isolati sia dalla massa sia dall'alimentazione. Mi trovo una tensione di 7 volt su qua. Mo' è saltato l'integrato o c'è qualche altra cosa che non riesco a venire a capo. Quando all'inizio abbiamo visto che l'S-meter andava a finire dal pando scala, io ho isolato D12, che proprio si trova all'uscita, eccolo qua, con questo. Qua c'è D12, che poi va sullo strumento, l'avevo isolato, e quindi non c'era più il segnale sullo strumento, quello di ricezione. Non riesco a venire a capo. Quando noi abbiamo sentito il fruscio all'inizio, non era il fruscio della ricezione quando io ho cambiato questo operazionale qua, ma era il fruscio che la radio stava in FM, e quindi in FM, anche senza segnale, il fruscio di sottofondo si sente comunque. Sto esaminando pure il manuale di servizio qua, ma non riesco a venire a capo. Ora vado per escursione, provo a cambiare questo integrato qua, vediamo che succede. Eccolo qua, questo è quello suo smontato, questo è della Philips. Ne ho diversi di questi qua. Adesso lo monto, vediamo che succede. Sollievo, 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 era proprio quello. Adesso c'è il segnale qua, vedi? Quindi continuo dove ero rimasto, cioè con l'allineamento e il bias. Prima però voglio smontare il frontalino e rimettere in posizione il pomello, qui i pomelli, il potenziometro del clarifer del fine corsa, perché è spostato così, cioè il centro è lo scatto sta per così. Ho dovuto smontare tutto incastrato i fili tra di loro, ho dovuto districarle prima, adesso lo vedo di sistemarlo. Il nastro isolante qua sotto si spreca. Ho messo un foglietto di questo sotto al posto del nastro isolante, lì sulla radio. E ci ho messo una goccetta di silicone per farlo tenere fermo e aspetto che si asciuga. Nel frattempo mi dedico al microfono se riesco a sistemarlo. Deve essere predisposto per quella radio lì, per l'Allen 87. Quindi nel frattempo che si asciuga il silicone, ripeto, una goccia di silicone, perché poi se si deve intervenire basta tirarlo e se ne viene. Non è silicone a caldo, è quell'altro per i vetri. E neanche questo funziona. Ho messo la batteria, ma non vedo nessuna funzione qui, non si accende la luce, non si accende niente. Quindi io questo qua lo schema non ce l'ho, non so nemmeno dove andare a vedere per rimetterlo in funzione. Lo vado a vedere su internet se trovo lo schema elettrico.
Ecco come viene con quel foglio trasparente incollato sopra. Allora l'ho messo da parte per ora il microfono. Io da qualche parte devo avere gli stessi integrati del microfono. Ricordo che progettavo i flap, cioè così si chiamano, che quando si spreme un pulsante si eccita, si preme la seconda volta e si disaccelera. È un 74HC74 questo integrato qua. Lo metto da parte per ora, poi se li trovo lo cambio perché no, non va, non va. Cioè si accende, poi continua a lampeggiare, vado per schiacciare e non si spegne più. Devo vedere, da qualche parte ce l'ho questi integrati. Ora mi faccio allineamento della radio nel frattempo, poi se li trovo lo sistemo, se no rimane così. Allora, un attimo che mi organizzo per fare l'allineamento. Allora, sciamina M, USB, LSB. Passo a quest'altra sezione. LSB, USB. Proviamo la M. Ecco qua, canale 1, lenticina 965. BIAS. Il prefinale è da regolare, dovrebbe essere 50 qua, invece ecco qua. Il minuto. Fatto. Prova bene. Passiamo al primo finale. Andiamo alle stelle. Con il primo ci siamo. Piano piano arriva a 50. E anche con il secondo. Poi punto in più, punto in meno, non casca il mondo. Così tolgo il LED che a me serve per ancorare il coccodrillo della sonda. Lo chiudo e lo proviamo. Pulisco un po' il tavolo perché il disordine qua a me mi mangia. Mia moglie dice: questa è la stanza della vergogna. Allora, incominciamo con la M, potenza minima. Sono 3 watt. Purtroppo c'è l'innesco, l'effetto là, sto cercando di allontanarmi. Prova 1, 2, 3, cambio. Hola. Prova 1, 2, 3, cambio. Andiamo con la massima, vediamo che succede. L'ho regolata così, si può aumentare, però preferisco lasciarla così. Hola. Siamo intorno ai 30 watt più o meno. Ricezione, mentre ci troviamo. Prova 1, 2, 3, cambio. FM. Usiamo lo squarcio, caso no. Andiamo alla pazzia. Mettiamo questo qua così. Sempre 12 watt. Oh, come deviazione buona. Prova 1, 2, 3, cambio. Poi facciamo la variazione.
Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio. USB. USB. Prova, hola. Siamo sempre... Questo dobbiamo metterlo qua così, spegniamolo, anzi perché in SSB mi sbatte a fondo scala e spacca tutto. Hola, siamo sempre intorno ai 30 watt. Hola. Hola, attenzione, attenzione al canale, 1, 2, 3, cambio, cambio. Hola, 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 prova, hola. Applicazione. Prova, ora attenzione, attenzione al canale 22, 1, 2, 3, cambio, cambio, ora, 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 prova, ora, ora. Quindi, LSB. LSB. Prova, come potenza siamo lì, ora, ora, ora. Attenzione, 1, 2, 3, cambio. Attenzione al canale 22, 1, 2, 3, cambio, cambio. Prova contraria. Prova, attenzione al canale 1, 2, 3, cambio, cambio. Ola, ola, prova. Ola, ola, ola. Quindi, arrivato a questo punto, che dobbiamo fare? Un attimo, faccio mente locale. Avevo un'idea e mi sono dimenticato quello che dovevo dire, scusatemi. Mi sono ricordato, cioè che dobbiamo vedere la potenza all'estremità di banda. Siamo su quelle alte, stessa potenza, più o meno siamo lì. E lì mi segna le onde stazionarie perché dovrei accordare l'antenna. Andiamo su là e più o meno siamo lì con potenza. Anche qui mi segna le onde stazionarie. E niente, allora intanto vi ringrazio per aver visto il video di questa radio. Per il microfono non so se ne faccio uno separato, se riesco a sistemarlo oppure no. Quindi vi ringrazio per questo, vi auguro una buona giornata. Poi se vedete il proseguimento del video vuol dire che abbiamo sistemato pure il microfono, se no lì spero di trovare gli integrati da qualche parte per sostituirlo e fare la prova. Altrimenti il mio compito per quanto riguarda questo apparato è finito. Grazie e buona giornata.